realizzare come artista in generale, più che artista come artigiano, artigiano alla vecchia maniera, in quanto ha impiantato a Tramariglio, una località ridente del nostro territorio, una bottega che ricalca gli schemi delle antiche botteghe rinascimentali e che custodisce gelosamente tutte le tecniche di restauro, di esecuzione, di ricostruzione di opere d'arte e di materiali che riguardano il campo artistico in generale. Ecco, vuole dirci di che si occupa, almeno qual è la sua attività, ecco, qui ad Alghero? L'attività è come artigiano, restauratore. Qui in questo laboratorio ci sono tanti mestieri che uniti insomma, formano veramente una vecchia bottega. Cioè dall'intaglio alla tornitura, al ferro battuto, alla carta pesta, alla decorazione in oro, il restauro, il bel restauro che oggi pochi sono capaci di fare. Quindi noi riusciamo a fare il tutto perché veniamo da una famiglia di vecchia tradizione. Quindi se ho ben capito, lei tiene in piedi una bottega che tutto sommato merita di essere visitata, di essere conosciuta e soprattutto di essere inserita in un circuito culturale. Non voglio che si perdano queste cose che sono della cultura sarda, cioè questi mestieri che stanno comparendo. Io voglio tenerle perché il nostro mestiere è un mestiere che ormai è scomparso, infatti. Si trova qualcosa fuori a Firenze, qualcosa a Lecce, nelle Puglie, sì. Ma qui in Sardegna non c'è più niente. Ecco, allora, io voglio salvare questa cosa. Sì, allora nelle trasmissioni che vedremo dedicate a questa bottega capiremo meglio le trasmissioni successive come, ecco, qual è l'attività di questo artista, qual è l'importanza anche della presenza di questo artista nel nostro territorio. Vi ringraziamo dell'ascolto, grazie e buonasera. In precedenza e che ci consente di ampliare il discorso sulla figura di Elio Pulli, ma in particolare di concentrare la nostra attenzione sulla bottega che lui gestisce e su tutto ciò che è la vita di questa bottega. Iniziamo con una delle tante lavorazioni che si sviluppano all'interno di questa scuola vera e propria, quella del legno. Il legno che essenzialmente consta di varie tecniche, in particolar modo l'intaglio, la tornitura, il restauro anche di manufatti in legno, manufatti artistici, e alla bottega di Pulli possiamo assistere proprio alla genesi, alla nascita e delle varie tecniche dell'intaglio, dell'intarsio, della tornitura, eccetera, e anche a quella del restauro. Ecco, ma penso che dalla viva voce dell'artista si possa capire meglio qual è lo sviluppo della lavorazione del legno dal punto di vista artistico. Cioè lo sviluppo, cioè, quali sono le fasi di lavorazione, qual è quali sono le tecniche che si usavano un tempo e che in questa bottega sopravvivono? Cioè dall'intaglio, sì, adesso stiamo facendo delle sedie del 600 spagnolo, quindi sono queste una ricostruzione di queste sedie, quindi c'è la fase che si torniscono le colonne, poi c'è il rosone centrale, che c'è questo intaglio, questa conchiglia, questi simboli sardo-spagnolo. Il tornio, la tornitura, non quella che oggi si fa, quella con l'attrezzo col pantografo, è proprio la tornitura manuale, quella che
c'è qualche errore voluto, c'è questa, cioè, da, la presenza dell'uomo è sempre dominante, la morbidezza alla, a queste linee così, qua si dovessero fare queste linee perfette, quindi è sempre, è sempre, ci vogliono, ci vuole questa tornitura artistica, questa tornitura morbida, ed ecco quella che facciamo noi, quindi la mano, e anche l'intaglio le vede appunto, queste sedie che vediamo poi hanno quella spalliera un po' storta, un po' non centrata bene, ma voluta per ammorbidire questa linea. E per quel che riguarda poi la rifinitura, la decorazione. Poi, ecco, poi si continua il discorso appunto con la laccatura, una laccatura abbastanza, cioè, fedele a quella che era l'originale, cioè con la laccatura con del gesso di Bologna, con della colla Totten, con diverse mani, perché si dà una mano più forte per agganciare al legno, poi man mano si indebolisce, sì, poi quindi, si fa la pittura, il colore a tempera, non ad olio come fanno tanti, che è possibile, come usavano allora la tempera, non certo, che dà delle colorazioni particolari, dà la trasparenza, ecco, la trasparenza più rispetta la, cioè il colpo dello scalpello, cioè si vede proprio la decisione nell'intaglio, e lì la rispetta, non è che venga cercata da... Sì, naturalmente in questa bottega nascono anche delle opere commissionate. Sì, quasi tutte commissionate. Da committenti, i soliti, ecco, c'è il privato, sì, c'è anche la Chiesa. La Chiesa, ci sono tanti. Ecco, vogliamo dire qualcosa su questo tabernacolo? Tabernacolo è per Maristella, chiesa, per Maristella, tabernacolo che andrà sull'altare lì. Ecco, come è venuta questa idea di creare questo? Ah, mi hanno dato così qualche suggerimento del sacerdote, il parroco, e poi è venuto fuori così. E a che cosa si è ispirato nelle forme, nella struttura? Beh, il classico quindi sono, cioè, il tempietto cose... centrale, sì, il stile, ma... classico. Sì, c'è questo pellicano che è il simbolo dell'Eucaristia, quindi che si toglie la carne per darle ai figli, quindi è al centro. Questo poi è tutti i motivi architettonici che sono presi dall'esperienza, sì, classica. Questa classica è una cosa che... Sì. Poi, ecco, l'altra sezione è anche quella del restauro di manufatti di legno, sì, e ci aggiungiamo anche quelle di cartapesta, visto che più o meno c'è questa... Sì, il restauro avviene appunto quando portano delle cose artistiche da restaurare, la prima fase è del sanare il legno. Tanto studiare il pezzo. Quella avviene gradatamente. Sanare il legno, perché arrivano dei pezzi tarlatissimi, quindi c'è tutto il lavoro di risanamento. E quindi di cristallizzare tutte queste parti interne intaccate dal tarlo. Anche sono qui dei prodotti che cristallizzano dentro questi solchi. Quindi nella bottega sono presenti tutte queste tecniche, sì, che risolvono i problemi. Abbiamo il tutto, siamo fornitissimi di queste misture. Hai capito. Ecco, naturalmente quindi c'è anche un altro settore che ho visto abbastanza curato, quello dei modelli di vecchie progettazioni, di vecchie, sì, esecuzioni. Sono modelli di immobili già eseguiti da me per case abbastanza tipo Francesco Cossiga, lo studio. Cioè di personalità di un certo tipo. Ecco. Sì, di personalità, della signore della Sassari Bene, che hanno un gusto abbastanza buono e quindi servono da me. Abbastanza raffinati, quindi, quindi sono conservati tutti questi modelli. Sì, sì. Sì, di pezzi che ho fatto io, di innesti a mobili originali, di restauri, di strutturazioni. E tengo qui perché come documento e come eventuale è un materiale che serve sempre, materiale che serve. Sono piedi classici, motivi che naturalmente tutti studiati si ripetono quasi sempre, insomma, in altre cose studiate con le linee abbastanza chiare e sicure. Ecco, naturalmente poi c'è anche la parte del restauro di statue, queste statue che portano a sanarle da tante cose nel tempo che le danneggia, quindi
la struttura viene accedere.